Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. E ragazzi, sono rimasto sorpreso per il fatto che OBS Studio non ha cambiato niente, cioè gli sviluppatori non hanno fatto niente per, non so, fare qualche modifica. È rimasto così. Sì, così. Allora. Come potete vedere, la barra in basso è il mic. Quindi, se adesso vado ad alzarla, mi raccomando, cercate di tenere il vostro volume del telefono, del PC, del tablet, sui 20-30%, perché vado a stonarvi. Quindi, adesso lo abbasso, lo mettiamo su meno 35. Sì, perfetto. E qui invece abbiamo l'audio del desktop, quindi dei vostri file multimediali, del gioco, quindi dipende da voi se volete, non so, registrare lo schermo, registrare l'audio e riprendere così, catturare l'audio del gioco o di qualche video. Non so, per fare uno scherzo a un vostro amico. Quindi, allora, tengo questo qui e adesso avvio, che ne so, una musica non copyright, spero, eccola. Come potete vedere, mi sta stonando. Visto? Cioè, a me, sì, mi stava stonando del tutto, quindi ho dovuto per forza metterlo sui meno 60, sì. Così non catturo l'audio di quella canzone. Capito come funziona? Ok, come potete vedere, in alto a destra c'è la registrazione in corso grazie a Nvidia. Grazie Nvidia, grazie, molto molto gentile. Allora, andiamo su impostazioni, andiamo su uscite avanzate, sì, avanzate. E come potete vedere, io sulla codifica preferisco tenere per 260 quote. Allora, qui stiamo parlando delle dirette. Dirette, sì, dirette, che non ci interessano tanto. Registrazioni invece abbiamo. No, sulla codifica. Allora, a noi ci interessano la codifica, la qualità, la velocità in bit e dove salvare il vostro file video. Ok? Quindi andiamo su formato di registrazione MKV sulla codifica per 264 oppure Nvidia, ma io preferisco tenerlo per 264. E velocità in bit 2500 kbit al secondo. Io preferisco mettere 9000, grazie, e applico. Ora andiamo su. No, non ci interessa. No, neanche. Ok, detto questo, se andrete a registrare un vostro gioco, vi lagherà perché io non posso sapere che componenti avete e se la vostra scheda video o il vostro processore, non so, registrate poi una volta salvata la registrazione e poi non so, ci andate a cliccare sopra il vostro capolavoro, il vostro video e comincia a laggare perché è colpa di un vostro componente di OBS e la colpa non è vostra, ma dovete smanettare su questo
programma per capire al meglio la vostra situazione e risolvere il vostro, come dire, problemino. Ok. Allora, se adesso tengo salvato così queste impostazioni, laggerà un pochino nei giochi, ma sullo schermo, quando dovrò fare, non so, un tutorial, non laggerà. I 9000 kilobit al secondo dipendono diciamo, dalla qualità del video. Quindi, mi spiego meglio. Allora, come funziona? Se tu vuoi una qualità video migliore, dovrai, non so, mettere 20.000 kilobit al secondo, ma il file andrà a pesare 2-3 giga solo 2 minuti di video, quindi è da suicidarsi, veramente. Quindi io preferisco tenerlo sui 9.000 slash 12.000, ok? Ok. E faccio ok. Una volta fatto con l'impostazione del video, la risoluzione Full HD dipende dal vostro monitor. I fotogrammi mettete sempre 60, come me, 60. Detto questo, ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Mi raccomando, iscriviti al mio canale e sto cercando di crescere. Quindi, non pensate a Fortnite, era solamente un video per sfogarmi. E niente, ci sono anche altri tutorial tipo come rimuovere il lag su BlueStacks, altri tipi di tutorial come risolvere i problemini nei giochi. E niente, grazie a tutti. Iscriviti al canale, lascia like, attiva la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo video. Quindi, ciao. Ah, un'altra cosa. Ragazzi, non vi dimenticate che il mio canale contiene soprattutto video di Minecraft su come realizzare farm in grado di risolvere i vostri problemi, sì, anche su Minecraft. E se vi servono gli effetti sonori per fare un montaggio, prendeteli, mi raccomando, stanno in descrizione, c'è anche la cartella per il download e fate quello che volete. Invece, qui abbiamo anche come non dico niente, eccolo, anche come disattivare gli antivirus, come esatto. E aumentare anche il vostro volume fino al 500%, sì, si può fare. È un video vecchio di un anno, vabbè. Poi c'è questo piccolo problema che hanno tutti, come attivare la virtualizzazione su BlueStacks. Quindi, per chi ha questi problemi, mi raccomando, guardate questi video, perché noi non siamo arrivati al capolinea, perché io continuerò a portare video fino alla fine. Lo dico. Io lo dico. Quindi, ragazzi, grazie a tutti. Ciao.